Anche io da parte mia voglio fare i migliori auguri a questa nostra bellissima e amatissima regina. Faccio i migliori auguri per i prossimi 5 anni perché possa andare avanti con le cose buone che sono state fatte e andare avanti secondo il programma di governo che è nella responsabilità della coalizione a cui ha dato fiducia. Campagna elettorale che ho fatto che abbiamo fatto in tanti con molto impegno. Ho avuto la bellissima esperienza di incontrare tantissimi sardi in un tempo così breve e porto nel cuore la loro accoglienza e il loro affetto. Ne approfitto ancora per ringraziare le tantissime persone che con molto impegno si sono coinvolti in questa campagna elettorale. I moltissimi giovani che sono entrati all'estero, i tantissimi immigrati che si rientrati, so di tanti che sono venuti solo per votare e sono già ripartiti. Ringrazio tutti quelli che ci hanno sostenuto. Dire che va bene così. Per le valutazioni credo che ci sarà tempo domani, per ora non volevo lasciarvi così senza la possibilità di dire due parole. È evidente che i dati non sono ancora definitivi, è evidente che non ho fatto nessuna analisi dei dati, domani lo vedremo. Deluso dal risultato delle liste? Non è che mi interessi tanto il risultato delle liste o distinguere molto, mi aspettavo un risultato migliore per la coalizione, quindi sono certamente deluso, per la parola giusta, dal risultato finale delle elezioni. Però l'ho già detto prima. Sardi hanno deciso diversamente, io ho cercato correttamente di portare avanti un'idea di Sardegna, un'idea di società sarda, un'idea di modello di sviluppo per la nostra regione. Ma non siamo riusciti a spiegarlo, non è quanto sta nel cuore della maggioranza dei sardi, che bisogna tenerne conto, così come bisogna tenere conto del fatto che comunque il 45% di Sardi invece si è ritrovata bene in questa proposta. E se invece di essere un fattore, diciamo, antropologico che sta ponendo anche questo problema, ci fosse stata la base di questa pesante disparità mediatica dove il Presidente appunto ha parlato in 3 weekend, 1 ora e 25 minuti e lei 1 minuto e 59 secondi senza il voto, avrebbe unificato? Differenza di mezzi di comunicazione possa avere influito, però questo è stato il gioco, volevo dire le regole del gioco, poi mi sono fermato perché forse le regole Putin sono state anche entrate, però cosa serve? Ormai siamo al giorno dopo, sono elezioni che si sono svolte comunque democraticamente, bisogna cercare di verificare. Certo, nel futuro sarebbe meglio avere elezioni condotte anche diversamente, vorrei dire anche con un dito. A tratti anche in qualche punto di eccessiva ostilità in mente. Sarebbe bello che si facessero sempre delle competizioni dove le regole valgono e non dove le competizioni e non competizioni dove l'unica regola
è quella di vincere ogni costo. Vincere ogni costo non va bene, non va bene nella vita, non va bene nemmeno nelle competizioni elettorali. Però la cosa importante è fare gli auguri a ogni sardo, fare gli auguri alla Sardegna, che possa effettivamente, io spero, seguire utilizzando al meglio tutte le cose buone che sono state fatte in questi 5 anni, che sono state tante. Poi seguire anche le correzioni che un diverso mandato da parte degli elettori mi comporterà. L'ansia diciamo, per la crisi economica secondo me può avere pesato. Ma è ovvio che sono tanti fattori che hanno pesato persino provvedimenti, non dico dell'ultima ora, dell'ultimo momento, il governo che qualche minuto prima della chiusura della campagna elettorale si è ricordato di ritirare un'opposizione a una legge del Consiglio regionale della Sardegna che prevedeva il trasferimento quasi automatico dalla categoria B alla categoria C dei dipendenti regionali. Se ne sono ricordati qualche minuto prima, però hanno influito tante cose, ma io non sono appassionato di questi ragionamenti. Per me conta chi prende un voto in più, è evidente, per come stanno le cose. Ho preso un voto in più l'apparizione del PDL, ha preso un voto in più Ugo Cappellacci. Questo è quanto hanno scelto i sardi, bisogna avere il massimo rispetto per il centro. Lei si sente ancora dentro il partito fondato, il partito fondato è una vostra linea di merito per la fondazione politica del Consiglio di Presidente. Avrebbe potuto fare come la Sede Lombardo per il movimento suo, autonomista, diventarsi un nuovo prete, un nuovo partito, invece ci ha creduto fino alla fine al Partito Democratico. Credo che i partiti siano una cosa seria e non solamente un'ambizione personale, ma un'ambizione personale. E io ho messo la mia esperienza dentro il progetto di questo partito. Ho cercato di fare del mio meglio, mi sarebbe piaciuto essere maggiormente di aiuto. E so che probabilmente con la vittoria di queste elezioni avremo alla Sardegna potuto dare una mano in più per migliorare il percorso. Però il Partito Democratico ha una